Siamo in compagnia di Lorenzo Codogno, founder Lorenzo Codogno Macro Advisors. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Grazie, buon pomeriggio. Da una parte stiamo vedendo questi dati su base trimestrale meno 0,6%, dall'altra parte stiamo notando delle riaperture piuttosto importanti per quanto concerne l'Eurozona, in particolar modo in Italia. Le volevo chiedere naturalmente un parere sui dati e soprattutto le sue aspettative per quanto concerne l'inflazione di domani. Sì, allora in Europa si va verso una graduale riapertura un po' in tutti i paesi. È chiaro che la riapertura dell'economia favorisce anche una ripresa del PIL, dell'attività, e questo si dovrebbe verificare con maggior evidenza con i dati che avremo nel secondo trimestre. Il primo trimestre è un trimestre che ha visto ancora contrazione in molti paesi, fra l'altro in maniera abbastanza differenziata. La differenza si giustifica con la diversa forza della pandemia, la prevalenza di un contagio che ha costretto di fatto molti paesi a chiudere, a fare lockdowns, la riduzione della mobilità, ma anche la composizione del PIL. È indubbio che in questo momento i paesi del sud Europa stanno soffrendo di più, hanno una percentuale di PIL più elevata dei settori che sono più esposti alle chiusure, e quindi indubbiamente sono quelli che hanno sofferto di più. Ricordo che l'Italia è sicuramente un paese che ha visto una contrazione forte del PIL a partire dal forte rimbalzo del terzo trimestre dell'anno scorso, ma la Spagna ad esempio sta andando ancora peggio. Quelli che invece stanno andando un po' meglio, nel primo trimestre abbiamo visto un piccolo rimbalzo in Francia, che chiaramente è incoraggiante, ma soprattutto stiamo vedendo una forte dicotomia tra andamento dell'Eurozona e andamento negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Gli Stati Uniti, ricordo che hanno avuto una forte contrazione nella prima parte dell'anno scorso, ma da allora sono soltanto cresciuti. Anche nel quarto trimestre dell'anno scorso e nel primo trimestre quest'anno il dato del PIL è stato in positivo, e si sta aprendo questa forbice tra Stati Uniti da un lato, Regno Unito che sta recuperando molto velocemente, e dall'altro lato l'area dell'euro. Questa differenza qui, a mio avviso, è un po' preoccupante, anche perché è chiaro che questo porta ad una spinta verso l'alto dell'inflazione. Qui arriviamo all'inflazione, soprattutto negli Stati Uniti, però porta a tensioni un po' a livello globale, l'abbiamo visto sulle materie prime, eccetera. E in una situazione in cui l'Europa stenta ancora a ripartire in pieno, questo può creare tensioni sul lato dei tassi di interesse e sul lato degli squilibri commerciali. Quindi è una situazione che direi può diventare rischiosa, perché è uno sfasamento ciclico che va gestito con molta attenzione in una situazione in cui in Europa la banca centrale può fare ben poco per supportare l'economia, quindi dovrebbe essere nuovamente la parte fiscale a farsi carico di eventuali turbolenze, con mercati finanziari che sono in una situazione delicata, perché è chiaro che già prima la pandemia era una situazione chiamiamola overstretched, cioè di eccesso di valutazioni. Dopo la pandemia direi che la situazione è ancora peggiore, e quindi ci sono gli ingredienti per delle tensioni anche sul lato dei mercati finanziari. Allora, intanto le volevo far vedere un altro dato che disturba leggermente, ed è il dato sull'occupazione. L'occupazione dell'Eurozona scende dello 0,3%. Sotto questo punto di vista, lei è preoccupato o meno? La grande differenza tra gli Stati Uniti e l'Europa è che l'Europa ha adottato un pacchetto che è di dimensioni inferiori, anche se ricordo che gli ammortizzatori sociali sono molto più consistenti in Europa rispetto agli Stati Uniti, e questo dovrebbe aver aiutato. Hanno anche introdotte molte misure di garanzia sui crediti, eccetera, che negli Stati Uniti non ci sono. Però il pacchetto statunitense ha un effetto molto più immediato sull'economia.
e lo vediamo sul mercato lavoro. In Europa temo che invece la ripresa del mercato lavoro sarà molto più lenta, molto più graduale, e questo in parte è anche dovuto al congelamento. Ad esempio in Italia sappiamo che c'è ancora il divieto di licenziamento, e quindi questo non facilita una riallocazione all'interno dell'economia. Va anche detto che in una situazione così delicata come quella italiana, è chiaro che ci servirebbe un qualcosa che guidi l'occupazione verso nuova occupazione, quindi servirebbero sostanzialmente politiche attive sul mercato lavoro, che sappiamo in Italia sono molto carenti. Allora, mi sembra che abbiamo perso Lorenzo. Allora, abbiamo perso per un attimo Lorenzo Codogno, cerchiamo naturalmente di eccomi qua, scusate. Ok, allora, bentornato con noi. Intanto le volevo chiedere un altro parere, perché domani esce l'inflazione dell'Eurozona, un dato estremamente atteso, perché già la BCE ci ha rassicurato in più modi che l'inflazione è soltanto transitoria. Negli Stati Uniti sono già, devo dire, iniziate alcune preoccupazioni che l'inflazione, questa transitoria, diventa di conseguenza anche strutturale. Quindi, se lei dovesse descrivere l'attuale status dell'inflazione, è strutturale o transitoria? Ma direi che in prevalenza transitoria, nel senso che se abbiamo visto l'uscita dalla pandemia, l'unlocking, diciamo, dell'economia globale, ha portato a sfasamenti in processi produttivi, quindi sono creati colli di bottiglia che hanno portato a tensioni sui prezzi. Lo abbiamo visto sia in termini di produzione sia in termini anche di trasporto. I trasporti, i moli marittimi, i costi sono schizzati verso l'alto, eccetera. Quindi è praticamente parte di questa fase di riadattamento dell'economia globale verso un ritmo di produzione più elevato, cosa che non era abituata. Ci vorranno alcuni mesi perché si torni verso una situazione di normalità. Anche la domanda, che è molto forte in alcuni paesi, perché ci sono stati ovviamente i sussidi statali che hanno aiutato, sono quattrini che sono arrivati, soprattutto negli Stati Uniti, sono assegni che sono arrivati nelle tasche dei contribuenti, e quindi si ritrova un forte rialzo dei risparmi. Questi risparmi iniziano ad essere spesi, e la parte dell'offerta, cioè la produzione, fa fatica ad adattarsi con la velocità necessaria, e quindi si creano questi sfasamenti che portano tensioni sui prezzi. Sono transitorie. Non, appena la parte dell'offerta, ovvero sia la produzione, si adatterà e inizierà a produrre di più, questo si normalizzerà. Però dobbiamo anche riconoscere che alcune di queste tensioni potrebbero avere un effetto un po' più prolungato, e questo è un po' il problema. In alcuni paesi, e mi riferisco soprattutto agli Stati Uniti, il mercato del lavoro è comunque tornato ad essere abbastanza tight, abbastanza stretto, abbastanza tirato, e quindi questo chiaramente può, col passare del tempo, portare a qualche tensione sull'inflazione. Non penso sia una cosa immediata, abbiamo visto Powell e anche altri sottolineare di recente che di fatto non c'è rischio di una reazione da parte della Fed. Io penso che la Fed inizierà a cambiare politica, che vuol dire cambiare il ritmo degli acquisti dei titoli di Stato, probabilmente nella primavera dell'anno prossimo, non prima. L'Europa è un po' più in difficoltà. L'Europa ha un output gap molto maggiore, una disoccupazione molto più elevata, è molto difficile che si vada verso una ripresa salariale in Europa in tempi rapidi, e se non c'è quella, difficilmente queste tensioni sui prezzi si tradurranno in tensioni perduranti, permanenti, con un'inflazione che strutturalmente si colloca in maniera più elevata rispetto al passato. Però ricordiamoci che anche in Europa ci sono questi effetti a livello internazionale sulle materie prime, sui trasporti internazionali, che avranno indubbiamente alcuni effetti. Quindi dovremmo attenderci tensioni sull'inflazione da qui alla fine dell'anno, che probabilmente verranno meno l'anno prossimo.
Ecco, questo era un punto importante. Invece lei ha fatto una previsione per quanto riguarda possibile tapering della Fed, ma invece che cosa ne pensa di un possibile tapering della BCE? Ovvio che adesso questo discorso è prematuro, però insomma il PEP non può continuare per sempre. No, il PEP non può continuare per sempre, c'è una scadenza che è marzo dell'anno prossimo, certo. Penso che questa scadenza sarà rispettata, ovvero sia verrà pienamente meno a marzo, ma non prima. Da marzo in poi probabilmente gli altri strumenti a disposizione della banca centrale compenseranno in parte il venir meno del PEP. Penso che la banca centrale europea sarà molto più cauta della Fed, perché è chiaro che la ripresa è un po' più lenta in Europa e queste tensioni sull'inflazione sono molto più transitorie in Europa rispetto agli Stati Uniti, quindi saranno molto cauti. Però indubbio che il meeting del Governing Council della Banca Centrale Europea di giugno sarà un evento importante, perché all'interno del consiglio della BCE ci sono dei falchi che chiaramente inizieranno a sollevare una discussione su come uscire dall'attuale situazione. Ripeto, non me l'attendo nel breve, ma è chiaro che inizieranno queste discussioni. Assolutamente sì, o almeno indicazioni per quanto concerne l'argomento. Le faccio un'ultimissima domanda. Nelle ultime ore stiamo notando un indice del dollaro sempre più basso, ovvero che continua ad indebolirsi, e l'euro-dollaro che continua a rafforzarsi. Se questo scenario dovesse perdurare, a causa anche un po' della politica accomodante della Fed, che sicuramente contribuisce all'indebolimento dell'indice del dollaro, che cosa significa per le esportazioni europee e come impatta questo euro più forte l'economia europea, perché le esportazioni sono estremamente importanti? Ma nell'interscambio commerciale con gli Stati Uniti hanno quello che vale sono due variabili, chiaramente il cambio, il tasso di cambio, ma anche la domanda relativa. In questo momento la domanda è molto più forte negli Stati Uniti rispetto all'Europa. Questo vuol dire che probabilmente le esportazioni europee saranno favorite. La Commissione europea nelle stime di primavera, nelle previsioni di primavera, ha addirittura indicato una cifra ben precisa. Gli stimoli fiscali negli Stati Uniti aiuteranno l'Europa per 0,3 decimi di punto nell'anno corrente, quindi aiuteranno la crescita del PIL per 3 decimi di punto, che è uno stimolo molto importante, nonostante l'andamento del cambio. Però se guardiamo al cambio, penso che nel medio periodo per il dollaro possa esserci solo apprezzamento, perché l'economia è molto più forte in termini relativi, probabilmente alzeranno i tassi prima che in altre aree, e quindi questo abbinamento non potrà che essere favorevole per il dollaro. Ottimo, grazie mille a Lorenzo Codogno, founder Lorenzo Codogno Macro Advisors. Grazie e buon proseguimento. Grazie.